Per quanto riguarda gli appuntamenti con cartomanti europei, attenzione perché tra una ventina di giorni sarà già tempo nuovamente di Festival dell'Oriente e ci sarà un grande appuntamento, nella capitale. Insomma, Festival dell'Oriente e quindi anche cartomanti europei al suo interno faranno scalo nella città di Roma, alla nuova Fiera di Roma, già a partire dal 22 aprile, quindi 22, 23, 24, 25 aprile, poi una veloce pausa. Poi di nuovo 29 e 30 aprile e anche il giorno del 1º maggio, Festival dell'Oriente, grande spettacolo dedicato appunto all'Oriente, dedicato ai sensi, dedicato anche alla divinazione e quindi cartomanti europei non poteva mancare. Vi aspettiamo quindi a Roma in quelle date e poi più avanti avremo modo di ricordarvele, se no andate sul nostro sito, lì c'è scritto tutto. Sagittario. Sì, per il segno del Sagittario un'altra domenica un po' pesante però, eh? Monotona, non è la classica domenica che vi piace vivere, no? Perché siete costretti magari in casa, riunioni familiari, il pranzo domenicale, non avete molto tempo da dedicare ai vostri hobby, c'è anche un surplus di lavoro da fare sia in casa e per qualcuno anche proprio a livello professionale. Questo chiaramente crea un po', di disagio perché vorreste avere sempre tanto tempo libero a vostra disposizione per viaggiare, per scoprire e non sarà possibile in questa domenica. Poi il Capricorno. Per il Capricorno giornata positiva, perché è iniziato un periodo particolarmente stimolante, soprattutto mentalmente, cioè voi iniziate ad essere più curiosi, avete voglia anche quindi di uscire, di non fare sempre le stesse cose, di evadere dalla routine. Certo, questa luna nel segno dei gemelli è ancora un po' pigra, no? Quindi queste caratteristiche verranno accentuate nei prossimi giorni, ma insomma, la luna vi chiede di farvi coinvolgere dagli altri, no? Di accettare senza discutere troppo i programmi che altri avranno fatto per questa giornata. Per L'acquario Azus. l'Acquario, giornata bellissima, giornata fortunata, giornata sorridente, giornata gioiosa in cui potete apprezzare veramente le cose belle che in questo momento caratterizzano la vostra vita. Qualche piccolo problema in famiglia, devo dire soprattutto nel rapporto tra genitori e figli, ma poi avrete tempo e modo di affrontare anche determinati problemi. Ultimo segno per oggi, i pesci. Per i pesci, giornata negativa purtroppo perché è una luna questa che vi costringe a stare in casa, no? Certo, voi amate anche ritrovare le persone che amate, i vostri cari, le persone a cui volete bene, però in questa giornata forse sentirete un pochettino il peso, no? Di questo dover rinunciare anche a qualcosa di particolare e di speciale per dare la precedenza alle persone a cui volete bene e che vi vogliono bene.